È possibile che dopo un trapianto possa esserci un gonfiore residuo. Devo dire che nella mia pratica, ormai da un po' di anni, nella mia pratica giornaliera, la maggior parte dei pazienti non lamentano mai un gonfiore post trapianto, sia perché il mio modo di operare non è aggressivo, quindi uso un quantitativo giusto di anestetico, non eccedo quindi con l'infiltrazione dell'anestetico dei liquidi che poi sono la causa del gonfiore della parte perioculare, quindi della fronte o del viso. Questo capita più spesso quando si infiltrano grossi quantitativi di anestetico liquidi e quindi per gravità tendono a scendere verso le parti più basse. Per prevenire questa eventualità cerco di essere il meno aggressiva possibile, quindi iniettare meno liquidi e meno anestetico possibile, e con delle terapie anche cortisoniche molto leggere post trapianto è possibile prevenire questo piccolo problema. In ogni caso, anche se dovesse verificarsi un lieve gonfiore del viso, della fronte o della zona intorno agli occhi, diciamo che rientra in un normale post intervento, non ci sarebbe nulla di strano e non c'è nulla di cui preoccuparsi.